anche inopportuni. Però provate a pensare, per esempio, pensate alla differenza incredibile che esiste nel settore della migrazione tra chi sa tirare calci a un pallone e chi scappa da una guerra. E cioè, dice una cosa diversa la Costituzione, no? E la ribadisce. Perché io dico che l'articolo 3 è la Costituzione? Perché se guardiamo dentro, tutto il resto serve o a spiegarla oppure a indicare i mezzi tecnici attraverso i quali fare in modo che sia vero che tutte le persone possano realizzarsi come le altre. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini, che vuol dire tutte le persone, hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Che vuol dire? Tutti quanti sono importanti quanto gli altri, ragion per cui le loro caratteristiche personali, che possono riguardare il genere, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali, uno è alto, uno è basso, uno è giovane, uno è vecchio, uno è in salute e l'altro è malato, uno capisce subito e l'altro invece ci mette un sacco di tempo, magari non ci arriva mai. Ecco, tutte queste differenze non possono creare discriminazione. Siccome questo è il punto di partenza, allora, articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Non dell'uomo maschio, per dire, no? Come succedeva prima. E siccome tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, allora, articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica. Se non tutti fossero degni come gli altri, ma sarebbe un assurdo che l'Italia fosse una democrazia. Se sono degni soltanto in parte, saranno quelli degni a governare, no? Se no sarebbe un controsenso. E andiamo avanti. Siccome tutte le persone sono degne, allora, articolo 10, terzo comma, lo straniero al quale è impedito nel suo paese di esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha il diritto di essere accolto. Ha il diritto. Non è una concessione. Se lui ha il diritto, noi abbiamo il dovere. Perché? Perché tutte le persone sono degne quanto le altre. E andiamo avanti, articolo 13.